l'Atletico butta via 3 punti, che aveva praticamente in tasca 10 minuti dalla fine. Priva di Capitan Signorelli ed assente per squalifica, la squadra di Proto, sul difficile terreno di Siracusa, quello dove gioca il Belvedere, mette in campo un ottimo primo tempo, condito da una serie di occasioni e da un predominio territoriale evidente e basato sul possesso palla e su una buona organizzazione di gioco. Per i padroni di casa, che su questo terreno avevano bloccato il Ragusa, sono 45 minuti di grande sofferenza. Sono diverse le occasioni da gol che l'Atletico ha praticamente creato durante i 45 minuti, al fronte di una sofferenza che è pari allo zero. Ci prova da più parti la squadra atletista, ma l'attenta difesa di casa riesce sempre a non capitolare. La vivacità di Sottile costringe i padroni di casa ad imbottirsi di cartellini gialli. La squadra di Proto avrebbe meritato il gol, che non è arrivato anche perché l'ennesima giocata del mago Sottile si infrange sulla traversa. Nella ripresa i padroni di casa cercano una reazione e l'Atletico comincia a giocare meno e cade nella trappola di chi gioca a palla lunga piuttosto che a palla a terra. Nonostante tutto questo, un gran gol di Stan Cambiano mette in vantaggio l'Atletico. Che a breve giro di posta potrebbe chiudere la partita con diverse occasioni. Invece arriva la bruttura finale che regala un immeritato pareggio al Belvedere. Peccato. La luce che uno ha dentro di sé.